solo mostrare a chi ci ascolta in maniera coerente a quanto è stato detto da Giorgio, è stato oggetto delle interviste condotte stamattina. Volevo mostrare questo libro essenziale scritto da Ida Magli, La dittatura europea. In questo libro si spiegano molte cose che sono avvenute, stanno avvenendo in Italia, compreso quelle, le ultime vicende che riguardano l'elezione per la seconda volta del Presidente della Repubblica Napolitano e soprattutto quella che è la ricerca di un'autonomia, di un'autonomia economica nell'attuale situazione italiana, soprattutto per quanto riguarda la ripresa di quel controllo sulla sovranità monetaria, considerando che la sovranità monetaria, guardando quello che recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, comma 2 o 3, la sovranità monetaria, la Repubblica Italiana non ce l'ha mai avuta, perché si recita in questo articolo che la Repubblica Italiana consente alle limitazioni della propria sovranità in condizioni di parità con gli altri stati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dal 1947 in poi, fin dal periodo della Costituente e dalla presidenza di Luigi Einaudi, noi siamo andati avanti con questa spada di Damocle sopra la nostra testa. Poi nel 2002 ci siamo accorti di avere questa spada di Damocle sopra la testa, ovvero sia siamo arrivati fino ai nostri giorni per comprendere che non abbiamo la sovranità monetaria, perché siamo entrati nella... Ripeto, ripresento di nuovo questo libro scritto da Ida Magli, ne raccomando caldamente la lettura, molto importante per capire la situazione attuale economica, monetaria e politica italiana. Suggerirei anche la lettura di quest'altro libro che è in francese, ma credo che esista una edizione italiana, scritto da Henri Constant, Le financier qui mène le monde, i finanzieri che governano il mondo, per capire come siamo entrati in Europa, eccetera. Ma vorrei anche segnalare l'esistenza di uno scritto che non ha mai preso la forma di un libro, se non per opera, per l'iniziativa di chi ha avuto la pazienza di scaricarlo da internet, è in PDF, caricato su internet, ed è un libro scritto in lingua inglese di circa 800 pagine, intitolato Which Way Western Man, scritto da William Gailey Simpson. Leggendo questo libro, vi rendete conto di come la egemonia del capitalismo monopolistico americano si è estesa anche all'Europa e soprattutto all'Italia, con la collaborazione continua, anche se questo può sembrare un paradosso, della Unione Sovietica. Suggerirei la lettura di questi altri libri che sono importantissimi, credo di averli già mostrati, Aaron Dondieu, Il cancro americano, La distruzione di una nazione, Antonio Venier. La nazione in causa qui è l'Italia. E con questo credo di aver finito. Un'ultima cosa, riallacciandomi forse al discorso che facevo prima, visto che qualcuno ha osato definire, siccome noi siamo, prima di essere italiani, siamo europei, qualcuno ha definito la prima e la seconda guerra mondiale come due guerre civili, il che non è affatto vero. Qualcuno si vada a leggere questo bel libro scritto da Gian Pio Mattonio, Il giudaismo internazionale e le origini della seconda guerra mondiale. Ho finito, vi ringrazio. È stato un piacere essere qui in questo luogo sacro di Monte Sacro, dove 2500 anni fa, anzi per essere più esatti 2509 anni fa, si costituì il primo tribuno della plebe. Arrivederci. Posso? Lancia.